lei ha cominciato praticamente insieme a me, insomma, cioè abbiamo cominciato insieme, io me lo sono portato a casa mia, proprio cioè, ho insistito perché lui voleva addirittura smettere, pensate. Io sono lì a insistere a farlo riprendere, prima volta a casa mia, prima volta da sola, e poi da lì è cominciato il suo percorso, io me l'ho portato dietro finché ho potuto, fino a compino addirittura, non sempre stato io, l'ho coinvolto. Poi io già prima della situazione di Pino, già sulla patastina, io lo conosco, ci pensa solo io delle cose. Io sono amico della americana, no? Con un gruppo di Tolano si era, che andavamo a Napoli, che sono i miei genitori. Quando io tornavo, ovviamente io facevo imparito Maria Tronzia, quindi, per cui a un certo punto vedevo questo tipo. Dicevi, no, perché lui all'epoca faceva il chiappino. Io sì, è un bel ragazzo, chiappinguaglione, un passeggio, con questa scoppola tutto vestito, proprio perfetto, proprio tutto vestito, diciamo, proprio dall'italiano gigolo, capito? Quando mi chiedono, quello sono da solo, e allora io, per sfizio, mi piace questo personaggio, e detto, sì, ma lo siccome c'eravamo una specie di jam session lì, a Lido Azzurro, tu non sei. Tu sono stato qui, sono stato qui un attimo con me, non lo voglio sentire. E così cominciò, io pensavo che alla fine si è detto che facevo poche note, proprio perché poche note, l'energia che aveva, l'energia. Gennaio, domani sera che cosa avremo modo di ascoltare? Domani sera siamo noi, cioè, facciamo la cosa che siamo noi, tranquilli, rappresentiamo noi stessi, fondamentalmente tutto il ciclo che abbiamo fatto, un pretesto per anche io sono stato felice quando mi ha invitato Olimpia, certo, perché proprio per questo, come ricordo anche per Elia. Fondamentalmente il progetto di una serata è quello di cercare di creare un polo di attenzione per le nuove generazioni. È anche un modo di fare musica come la facciamo, come stiamo parlando, ma non è l'intervista, io questo la voglio dire, è l'intervista fatta come se sta, cioè così dobbiamo suonare domani. In maniera molto spontanea, così come lo senti. Se ci dobbiamo fermare, ma che sia musica? Cioè, cosa che si è persa, che si fa sì, un spettacolo. Ho capito, io però ci tengo a fare questa cosa, perché poi dietro questo evento, cioè, ci sta comunque questo progetto che poi andiamo a finire il sociale. Possibilità di studiare musica, vabbè, si sta lavorando bene con ci teneva proprio a questa per cosa. Arrivare a questo quindi un po' alla volta sono cose che certo. Veramente fanno bene che anche ricordo esatto che poi come in caso coinvolge anche noi perché noi da sud dovremmo fare molte di queste iniziative. Una applauso a voi.